Benvenuti a Bikini Bottom, un'oasi sottomarina solitamente pacifica. Oggi diventerà uno scenario di terrore in cui il nostro piccolo amico giallo avrà un ruolo da assoluto protagonista. Oggi è il grande giorno, sì! Sono riuscito ad escogitare un piano geniale per rubare finalmente la ricetta del Krabby Patty! E se questo comporterà la distruzione di Bikini Bottom, beh, pazienza! Con il mio nuovissimo duplicato Tron 3000 clonerò un esercito di robot pronto a seminare caos e distruzione a mio piacimento! Ricontrolliamo la lista un'ultima volta. Allora, al numero 1, Plankton è un genio? Risposta sì, ok, ho controllato tutto. Attivazione! Benvenuto, mio obbediente esercito di robot! Fermi tutti, voglio scattare una foto ricordo. Oh! Ehi, sei là! Cosa state facendo? Oh no, no, no! Aspettate, fermi! Sono il vostro padrone! Vi ho creato! No, no! Il mio servizio buono! Un'altra giornata perfetta per giocare con cavalli e robot. Già, anche se io continuo a confondere i robot con i cavalli. Non sarebbe fantastico giocare con dei veri robot, Patrick? Il mio lo chiamerei Robo Junior o Zorlon, o forse Frank. Sì, questi robot finti sono troppo noiosi. Ehi, che ne diresti se mettessimo i robot qui dentro? Oh, sei forse uscito di guscio. Questa è una conchiglia speciale. È la mia conchiglia magica dei desideri. Wow, fantastico, Patrick! Per cui ora infiliamo i robot giocattolo qui dentro. Ok. Poi dobbiamo dire la formula magica e scuotere la conchiglia per bene. Ok. Poi andiamo a dormire e domattina avremo dei veri robot con cui giocare. Però, Patrick, non avremmo dovuto dire la formula magica prima. L'hai già detta? Quindi, ok, sarebbe la formula magica. Prima era Alakazama, Alabalo, Wisni, Dinky, Tana, Fushman, Gridelin, von Wiener, Schnauzer. Ma la scordavo sempre. Sicuro che funzionerà? Certo. L'altra settimana avevo soltanto una grossa briciola di biscotto. Morivo di fame, quindi l'ho messa nella conchiglia dei desideri. Poi ho detto la formula magica, ho scosso la conchiglia e il mattino dopo avevo tante briciole di biscotti. Allora, Patrick, dichiaro con certezza che domani sarà il giorno migliore di sempre. Notte, SpongeBob. Notte, Patrick. Il mattino seguente. Giochiamo coi robot, giochiamo coi robot, giochiamo coi robot, giochiamo coi robot. Wow! Oh, Gary, sei stato tu? Sì, Gary, ci siamo cacciati in un bel pasticcio. Dovrò imparare molte cose se voglio riportare tutto com'era prima. Miau. Magnifica idea! I cartelli mi daranno dei preziosi suggerimenti. Ma come si leggono i cartelli? Miau. Ah, ok. Basta premere questo tasto per leggere i cartelli. Miau. Se voglio parlarti di nuovo, devo avvicinarmi a te e premere questo tasto. Ora è meglio che vada, Gary. Temo che sarà una giornata... Mi farei uno spuntino. Ma non c'è tempo! Wow, sbrilluccicoso!
Mi farei uno spuntino. Ma non c'è tempo! Oh, non c'è niente di meglio dei rumori del proprio quartiere. Vattene, SpongeBob! Stai inquinando il mio spazio di riflessione! Vuoi ancora rubare la ricetta del Krabby Patty, Plankton? Non la passerai liscia! Ho pesci più grossi da friggere! Devo capire come buttare fuori quei robot dal mio Chum Bucket! Da dove sono sbucati? Da dove? Non lo so, ma io non c'entro. Poco ma sicuro. Sono apparsi dal nulla e hanno iniziato a insultarmi e a lanciare le cose dappertutto. Mi hanno addirittura piegato tutti i cucchiai. Li adoravo come se fossero i miei figli. È terribile. Oh, mi aiuterai a fermarli prima che pieghino tutte le forchette? Le forchette, no! Certo che ti aiuterò. Però aspetta. In realtà sto già cercando un sacco di spatole d'oro. Spatole d'oro, eh? SpongeBob, aiutami a riavere il Chum Bucket e ti darò una montagna di spatole d'oro. Povero illuso. Affare fatto!